Allora, passiamo al talk successivo, eh, che è ehm, in qualche modo relazionato anche a quello di Roberto. Eh, parliamo di eh, come vi posso fidare eh, della mia test suite. Quindi, parliamo ancora di test, eh, quindi ancora di controllo sul codice. Eh, ce ne parla Antonello Di Polito, del Pug di Roma. Eh, che se mi ricordo. Ciao. ciao, il Pug più anziano, anche dei nostri, se non ricordo male. Eh, Antonello è uno sviluppatore nato a Roma, ma trasferito, eh, so, a Rotterdam da un po' di tempo, vero? Esatto, sono qua in, in diretta da Rotterdam. Ah, che bello. Com'è com il tempo? E... Grigio, ovviamente, com è, <ride> com <'è... ride> come da stereotipo, insomma. Da stereotipo, certo. Certo, certo. Io conservo sempre un certo fascino per quelle terre, quando posso vengo a fare un giro. Allora, mm. ehm... Leg eh, leggo che anche tu hai un sviluppato una certa passione per domain driven design e il test development, ok? Sì, sì, sì. Eh, quindi ti ritrovi, rit ritroviamo un filo ecco, da, da questo punto di vista. Molto, sì. sì. Ok, allora ehm, io adesso ti lascio la parola, ehm, e ti lascio la linea per, per il sì. tuo talk. Hai già le slide, pronte sì. bu buona, buona presentazione. Grazie, grazie mille Alessandro. Allora sì, um, how can I trust my test suite? È un po' una domanda che, che suona disperata, no? Come posso fidarmi della mia suite di test? Ma andiamo a vedere perché non lo è in realtà eh, questa domanda disperata, però pensiamo ad un, ad un caso, ad uno scenario comune, no? Abbiamo per esempio... Eh, stiamo iniziando a lavorare su un nuovo progetto per una nuova azienda, un progetto esistente, magari con un po' di anni all'attivo, eh, e da fuori sembra insomma come Audrey Eborne, che tra l'altro ho anche qui alle mie spalle, eh, non è casuale, quindi la slide, e, cioè eh, è bello, è affascinante, eh, insomma magari sembra scritto bene, c'è cioè una suite di test che sembra abbastanza eh, comprensiva insomma, e, e efficace. Poi, più lavoriamo, più mettiamo mano al codice, più capiamo che insomma eh, qualche test fallisce quando non dovrebbe, eh, magari andiamo in produzione con i bug e ci rendiamo conto che in realtà quello che c'era dietro alla facciata di OTG Eborne era eh, più o meno questo qui, un mostro eh, che ci fa un po' paura, perché a questo punto eh, abbiamo capito che non ci possiamo fidare totalmente della test suite, magari della suite di test, magari e quindi non possiamo. Andare in produzione tranquilli, vedremo, vedremo, vedremo se è così, vedremo come risolvere questo, questo dubbio. Eh, intanto mi presento, sono Antonello. Eh, come diceva Alessandro, sono eh, nato a Roma e ho lavorato a Roma per tanti anni. Poi mi sono trasferito in Olanda, quindi sono anche, continuo ad essere da remoto, diciamo, un membro del Pug Roma. Eh, adesso sono a Rotterdam, lavoro per un'azienda. Amsterdam che si chiama Molly quindi pagamenti, pagamenti online è uno dei player più importanti in Europa eh, da questo punto di vista e ovviamente cerchiamo sviluppatori quindi se volete fare un'avventura tra formaggi biciclette e, mh, e tulipani fatemi sapere mi trovate sul web come altro tipo più o meno ovunque Twitter principalmente ma anche insomma gli altri social github eh, eccetera allora avevo bisogno di un personaggio per questa storia perché si tratta più di sì, insomma, di una storia, di, un, di raccontare di un'investigazione in qualche modo, no? di cercare di capire quali tool, quali metriche, quali approcci possono aiutarci a capire quanto una, test di suite, che non, una, scusate, una suite di test che non conosciamo ci possa aiutare nel, nel nostro sviluppo. E allora eh, ho tirato fuori questo personaggio, lo so, è terribile ogni volta che guardo questa slide, però eh, avevo bisogno di un personaggio, di un investigatore, sono appassionato dei libri. Arthur Conan Doyle e ho deciso che share code Holmes è il mio, il mio personaggio. Quindi, eh, insomma, fa ridere solo me penso questa qui però, eh, vale la pena a questo punto, quindi abbiamo il nostro sharecode che parte nella sua investigazione. Lui è un programmatore. Arriva su un nuovo progetto e dice: Ok, la prima cosa che faccio per capire la mia suite di test eh, è la, 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 la code coverage la test coverage che è un, insomma, un, viene messa a disposizione dalla maggior parte dei tool di test, automat test automatici che ci sono là fuori, parlo di PHP, ma anche in generale di altri linguaggi ovviamente. Eh, ma che cos'è nello specifico? Beh, questa è più o meno la definizione no? standard, cioè è il, diciamo, la percentuale di codice di produzione che viene eseguito quando eh, andiamo a far girare i test. Eh, Facciamo un esempio pratico, porto un esempio molto molto semplice, quasi banale, eh, però è più per soffermarmi non tanto sul, eh, sulla complessità del codice da capire, ma sul concetto. No? Eh, questa è una, una classe che modella un, un reattore nucleare, quindi un dominio abbastanza eh, delicato, mettiamola così, e ha un metodo che si chiama is dangerous, molto molto semplice, quindi eh, data una temperatura... Eh, ci dice se questa temperatura è pericolosa per lui o no, quindi eh, se la temperatura è maggiore o uguale a 1000 gradi eh, il reattore nucleare è in uno stato di pericolosità, cioè significa che può esplodere, ad esempio, da un momento all'altro. Molto drammatico, questo esempio adesso che ci penso. Eh, molto Chernobyl, se vogliamo, eh, altrimenti ritorna falso. Semplicissimo, if else, veramente banale. Il nostro test è altrettanto banale, ovviamente. Abbiamo una asserzione che ci dice che per 500 eh, deve ritornarmi falso questo metodo e un'altra asserzione che dice che per eh, 2000 questo, ehm, questo metodo deve ritornarmi vero. Quindi, i due casi, no? i else testo i due casi, perfetto, la, la code coverage è al, eh, al 100% a questo punto. Il eh, test passano. Ovviamente questo è un test che funziona. Poi succede qualcosa. E arriva ad esempio un uh, um, non lo so un developer, un junior developer uh, che entra sul progetto oppure uh, noi che siamo ancora ubriachi dal, dal San Patrizio di ieri sera uh, che purtroppo non ho potuto festeggiare al pub ma insomma ho bevuto la mia birra, quindi mettiamo che sono io stamattina uh, ancora in hangover a scrivere codice e cambio questa logica cambio il comportamento di questa classe, no? passo da maggiore uguale a un maggiore di mille gradi. Che succede? Eh, niente, il testo rimane quello che è, passa. I due casi sono ancora là, il caso true e il caso false. Eh, il il test è verde, la code coverage è eh, al 100% ancora. No? Quindi siamo, siamo super, super felici, super fiduciosi di portare questa modifica in produzione. La nostra pipeline è super verde, bellissimo. Però che succede quando andiamo in produzione? Il reattore nucleare esplode perché la temperatura ad un certo punto arriva ad un, a, a, a mille, e ovviamente il, 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 il reattore nucleare a mille è in stato pericoloso e il nostro codice non ce lo capisce e il reattore nucleare esplode. Eh, cosa è successo qui? Ce lo diciamo, spiega con un tweet. Uh, ben preciso, Kent Beck, uh, sempre sia lodato. Kent Beck è uh, un, una grande personalità nel mondo del, del test-driven development, dei test e, e di Extreme Programming. È stato uno degli autori di, de, del libro e della metodologia di Extreme Programming. Che vi invito uh, a, ad andare a vedere. E, e ci dice che essere orgogliosi del 100% della test coverage è come essere orgogliosi. Di leggere tutte le parole di, di un giornale. Eh, alcune parole sono più importanti di altre. Eh, Sherlock, il nostro share code, eh, scusate, eh, legge questo tweet, e, insomma, capisce, continua la sua investigazione e dice, ok, no, mi servono delle metriche più precise, un po' più mh, come dire, più significative della code coverage. No? Perché abbiamo visto dall'esempio che la code coverage non è la metrica più significativa, decisamente. Uh, e allora si imbatte, uh, andando ai Pug, uh, conf frequentando conferenze come quelle che organizza il GRUSP, uh, eh, il, il GRUSP inglese ovviamente, quindi va al Pug, uh, Londra, Baker Street probabilmente, uh, legge articoli e si imbatte in queste, due, in queste due metriche, che sono la complessità ciclomatica e il CRAP index. Uh, eh, già PHP Unit, ad esempio, ci mette a disposizione una visualizzazione ci ci espone queste metriche col nostro, sul, sul nostro codice. Eh, PHP Unit ha una dashboard quando si genera la code coverage in formato HTML, eh, non solo eh, php Unit ci dice quanto sono coperte le classi, la percentuale di coverage, bla bla, ci, dice anche, ci dà anche una dashboard molto interessante che comprende questi due grafici. Eh, Oltre ad altri, ovviamente, eh, ci mette in relazione la complessità ciclomatica e la code coverage eh, e ci eh, diciamo, espone su un grafico le nostre classi basandosi su questa correlazione, e inoltre ci dà una lista di eh, eh, classi che secondo lui sono rischiose basandosi sul eh, codice CRAP, sul, sull'indice CRAP, CRAP eh, come ad esempio in questo, in questo esempio abbastanza, abbastanza banale. Che cosa sono quindi la complessità ciclomatica e il crap? Andiamo a vedere le definizioni, come sempre. Eh, la complessità ciclomatica è sostanzialmente il numero di percorsi linearmente indipendenti che il nostro codice fa. Per cui ehm, abbiamo visto qualcosa anche di simile nel, nel, nel talk di Roberto. Eh, ogni, eh, ogni for loop, eh, quindi ogni ciclo in generale, e ogni if else, ogni switch aumenta la complessità ciclomatica perché crea nuovi percorsi possibili nel nostro codice e, e questa è una cosa diciamo, da evitare di cercare di mantenere la complessità ciclomatica bassa ovviamente non alta e il CRAP eh, è un indice che si basa sulla complessità ciclomatica adesso guardando questa formula insomma sembra una cosa anche complicata ma non lo è e eh, sostanzialmente si basa su complessità ciclomatica e code coverage che ritorna in questo, in questo discorso eh, in realtà è molto semplice, se, se la vediamo con questi due casi estremi, il, eh, la, se la coverage tende a 100, quindi abbiamo il, il nostro codice completamente coperto dai test, allora l'indice CRAP è sostanzialmente funzione lineare della, della complessità. Quindi ovviamente più la complessità sistematica aumenta, più il, la classe o l'unità di codice è, rischioso, è rischiosa. Eh, se invece la code coverage tende a zero, vediamo che l'indice CRAP dipende dal quadrato della complessità ciclomatica. Quindi più la complessità ciclomatica della nostra unità di codice aumenta, più molto di più l'indice CRAP aumenta. Eh, questo, è sta, un, questo indice è stato introdotto da Alberto Savoia. Ho linkato sulla slide eh, anche il link a questo articolo molto interessante. Crapp è una parola che in inglese vuol dire insomma. Vabbè, è intraducibile, non la, traduce, non la tradurremo. Eh, però è un gioco di parole. Insomma, un, se vogliamo è un acronimo, anzi, che significa change risk, analysis and predictions, ma ovviamente è un, non ha molto senso, è solo per fare il, il gioco di parole. Uh, e quindi. Diciamo eh, riportando a mente il grafico che abbiamo visto prima, che ci mette a disposizione eh, PHP Unit, con le nostre classi eh, messe su un, um, su un grafico appunto con complessità e coverage. La parte buona, quella dove dovremmo far finire tutte le nostre classi, se vogliamo, è quella rossa, quell'angolo in basso a destra eh, che ho segnato che ho marcato di rosso. Quindi, se tutte le nostre classi sono lì va abbastanza bene, cioè devono avere una complessità um, diciamo abbastanza bassa o una code coverage abbastanza alta o entrambe, possibilmente uh, ok, però ShareCode ha imparato che non tutte le unità di codice sono uguali, se vogliamo, no? Eh, rifacendosi un po' anche al tweet che aveva letto di Kent Beck e quindi continua la sua investigazione non si ferma, va al pug frequenta da remoto il Pug di Liverpool, per esempio, dove c'è un, uno speaker bravissimo che parla di una metrica differente, eh, che è quella del CHARN. Eh, il CHARN è sostanzialmente il numero di volte che una eh, unità di codice, e torniamo all'unità di codice in PHP, spesso è una classe, se vogliamo, eh, quante volte questa unità di codice è modificata nel tempo? Quindi, ad esempio, si può prendere il numero di commit che sono stati fatti su quella classe, su quell'unità di codice. Anche qui ho, ho linkato l'articolo originale, che è molto interessante, di Michael Feders. E eh, Feders ci dice inoltre un'altra cosa interessante, che secondo la sua esperienza, ma vi dirò probabilmente anche secondo la mia, è eh, un grafico del charn, dove sull'asse delle ascisse abbiamo i file, tutti i file del nostro progetto, sulle ordinate ovviamente l'indice charno, cioè le volte che quel file è stato modificato, avrà un aspetto simile a questo, cioè una piccola parte dei file dell'unità di codice del vostro progetto sono in realtà eh, state modificate eh, tante volte, mentre la stragrande maggioranza mh, vengono quasi mai toccate. Eh, sono classi magari che contengono logiche proprio, proprio importanti, mentre... Quelle che vengono modificate più spesso possono essere classiche, hanno logiche di business importanti che cambiano nel tempo e quindi magari a cui, su cui dobbiamo fare più attenzione, se vogliamo. Eh, se esistesse un grafico che mette a, in correlazione la complessità ciclomatica e il charm, ehm, non c'è. Quindi, se volete, potete anche crearlo. Anzi, eh, questo è uno spunto per un uh, progetto open source o per uh, contribuire a un progetto open source in questo senso. Eh, diciamo che tracciando una linea arbitraria, noi vogliamo far finire le nostre classi in basso, cioè eh, devono finire dove, in un posto dove eh, diciamo il churn o il churn è molto basso o la complessità ciclomatica è medio bassa, se vogliamo, eh, o entrambe di nuovo se, sarebbe l'ideale quello, ovviamente. C'è un tool, però esiste già, eh, un tool che ci è molto semplice da installare da utilizzare. Sul vostro codice che ci permette di capire quante volte un file è stato modificato, quindi ci dà una lista di file ordinata per, per churn se vogliamo, e, e, ci mette anche una colonna con la complessità, eh, e ci dà uno score calcolato in base a questi due valori. Quindi c'è lo score che mette in correlazione complessità e charm. Non c'è ancora un grafico eh, che, che può essere prodotto da questo tool. quindi eh, perché no, un'idea per il futuro. Ehm, anche qua vi ho linkato questo, questo tool, ripeto, molto semplice da utilizzare, io l'ho fatto girare su un pacchetto Laravel Laravel, se non vado errato, e eh, ad esempio vediamo che il root service provider è stato modificato molte volte, anche il kernel, per esempio, è stato modificato molte volte nel tempo, ma la loro complessità ciclomatica è molto bassa, quindi posso stare abbastanza tranquillo, infatti lo score è eh, 0,5-0,25. Su una, una score che va da 0 a 1, dove 1 è un, un rischio molto alto. Eh, ok, Sharecode dice: Sì, sono abbastanza soddisfatto delle nuove metriche, magari migliori della code coverage, ma queste metriche si basano anche un po' sulla code coverage. Se vogliamo, eh, io invece voglio capire la qualità dei miei test, quindi lui vuole fare il passo in avanti. Eh, e quindi insomma mh, continua a frequentare da remoto il, il pug di eh, Newcastle upon time e eh, in quel pug trova uno speaker che gli parla di una, di una metodologia che non aveva mai sentito prima, il, il mutation testing ora so che questo è, un, è uno zombie, non un mutante però eh, insomma sopportatemi non, non ho trovato una una gif migliore, un'immagine un migliore eh, che cos'è il mutation testing? è una tecnica vera e, propria, vera e propria e che risponde se vogliamo a questa domanda cioè se io faccio una modifica al mio codice eh, c'è un test che in qualche modo che, che fallisce e che mi dice che una modifica è stata fatta alla mia logica di business o non di business eh, che vuol dire se cambio il comportamento di, di, di un'unità di codice ho un test che mi fallisce se sì Ottimo, se no, meno, ehm, allora, adesso questo sarebbe stato il momento eh, dell'interazione col pubblico. Cioè, di solito, chiedo quanti di voi hanno mai sentito o mai utilizzato eh, questa tecnica il mutation testing. E quindi, magari per alzata di mano. Eh, purtroppo non lo posso fare eh, per ovvi motivi. Da qui ehm, sarebbe una violazione della Praga. Insomma, accendere le vostre webcam e vedere se alzate la mano o meno. Quindi eh, oh, oh, Provo ad utilizzare questo tool che si chiama Menti ehm, Mentimeter, anzi, anzi, e quindi, insomma, per, per fare questa interazione, voi dovete andare su menti.com, inserire il codice e rispondere a questa domanda. Cioè, hai mai utilizzato il mutation testing o hai mai sentito parlare almeno? Sai cos'è il mutation testing? Perché ho notato molto spesso che. Eh, anche in contesti molto avanzati, in progetti e aziende che hanno contesti molto avanzati, non c'è questa uh, voglia, conoscenza, se vogliamo, utilizzo di questa, di questa tecnica. Adesso andiamo a vedere se funzionano i risultati, ottimo, vedo che già arriva qualche voto. E, e quello che mi immaginavo è più o meno questo, cioè che magari ne... ne, ne ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai usato in produzione, o addirittura non, non ne ho mai sentito parlare, non so neanche bene cos'è. Uh, in realtà è una tecnica, una metodologia che esiste in tutti i linguaggi di programmazione, quindi anche nel PHP, da svariati anni, se ne sente parlare da svariati anni, non ha mai vero, veramente preso piede, uh, diciamo una cosa che non mi sono mai spiegato fino in fondo, però insomma, e vedo ecco che, come vi dicevo, uh, questo tipo di. di impressione che ho avuto si conferma quindi grazie della, della collaborazione potete continuare a votare anche nel, eh, nel tempo mentre io chiacchiero e mi abbevero e, diciamo forse è una tecnica che fa un po' paura visto il nome no? e, mutanti eccetera però in realtà è una tecnica che è molto semplice concettualmente e partendo dalla domanda della, della slide precedente eh la tecnica fa semplicemente questo: crea un mutante che poi vedremo cos'è, ma è semplicemente una modifica del comportamento della vostra classe, della vostra unità di codice. Um, se c'è un test che fallisce, allora. quindi fa girare i test, ovviamente. Se c'è un test che fallisce, eh, il, mut il mutante è ucciso, quindi positivo. Se non c'è nessun test che fallisce, il mutante eh, è scappato, escape cosiddetto. Vediamo che cos'è il mutante, quindi è. Quello che vi ho già mostrato in realtà è voi stessi che in Hangover andate lì a modificare il comportamento del codice, non capendo bene che cosa state facendo. Eh, la vostra suite di test vi fa passare tutto quanto e, e eh, andate in produzione, quindi è questo. È il passaggio da un maggiore uguale a un maggiore o viceversa. Ehm, come, come possiamo però misurare questa cosa? Come possiamo generare mutanti? Non possiamo farlo manualmente, ovviamente sarebbe una. Uh, insomma no, troppo costoso in PHP ci viene in aiuto infection um, ora eh, lo so che parlare di infezioni in questo periodo e soprattutto nell'ultimo anno non è il massimo della vita ma qui per fortuna parliamo di, di qualcosa di un po' meno drammatico insomma eh, però il tool si chiama così, esiste da anni insomma no, non gliene vogliate e eh, questo è in PHP è probabilmente il più utilizzato, il più famoso il, il meglio Manutenuto in PHP, ovviamente, per altri linguaggi di programmazione ce ne sono di altri. Eh? Ripeto, è, molto, è, è, abbastanza, ehm, è abbastanza vecchia come, come idea, quindi, in altri linguaggi di programmazione ci sono altri tool che fanno la stessa cosa. Eh, in PHP c'è Infection, che, si, che lavora sopra alla, al vostro tool che utilizzate normalmente per scrivere i test, cioè PHP Unit, o PHP Spec o Codeception, non bhat per esempio, questa è un po' una, una pecca, ma insomma è così. Eh, adesso farei del live coding, ma eh, è rischioso, quindi no, non lo farò. Eh, ma vi mostrerò invece eh, quello che, il risultato di un comando molto semplice: ho semplicemente fatto girare eh, l'infection, um, no, l'ho installato col Composer, molto semplicemente fatto girare senza configurazioni particolari su una codebase che è sostanzialmente quella che avete visto nelle slide precedenti, quindi il nostro banalissimo esempio. Nonostante sia un banale esempio di if-else, ehm, eh, Infection è riuscito a, come vedete dal, dal risultato, a generare cinque mutanti, quindi cinque mutazioni, cinque cambi di comportamento del codice, ehm, per i quali, eh, eh, dei quali quattro sono stati uccisi dal nostro test, da quello che abbiamo già visto prima, e uno invece è sopravvissuto, quindi ci dice che il nostro mutation score indicator è 80%, quindi l'80% dei mutanti sono stati uccisi, e comparato col 100% di code coverage, vediamo insomma è un valore che ha una certa differenza, in una codebase così banale, immaginatevi in una codebase molto più complessa, Ovviamente Infection ci dice, ci crea anche un file di log in cui ci descrive tutti i mutanti che sono scappati di modo che noi possiamo ucciderli, know your enemy. E questo è l'esempio di, 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 di questo run che ho fatto ed è proprio quello, ci dice che eh, il mutante è quello che cambia da maggiore a maggiore uguale o viceversa, insomma. E, eh, quindi molto utile, ci individua qual è il mutante che è scappato. Ovviamente, se ce ne fossero stati di più, ce li avrebbe raccolti e elencati tutti, eh, specificando qual è la modifica che è scappata. Che facciamo per eh, uccidere questo mutante? Andiamo sul nostro test, che era questo, e ovviamente da quel mutante ci rendiamo conto che non abbiamo testato il confine. Quindi, test your boundaries, questa è eh, la lezione che impariamo da questo da questa esecuzione di infection e lo andiamo a testare andiamo a dire che 1000 è pericoloso quindi il nostro test il nostro mutante quando verrà generato da infection farà fallire questo test e quindi anche quel mutante sarà ucciso e abbiamo vinto e quindi in questo caso avremo il 100% di mutation score e quindi possiamo stare più tranquilli che il nostro relatore nucleare funziona come come dovrebbe eh, anche prove di modifiche in hangover da san patrizio e da guinness eh, ah, eh, ho linkato anche un, un piccolo playground che ho creato con questa, con questa banalissima insomma codebase ma anche con tutti i tool di cui vi ho parlato e, mh, per testare insomma con infection php unit php spec eccetera quindi potete divertirvi clonare e divertirvi un po eh, Ovviamente Infection crea tutta una serie di mutanti che sono tantissimi, è una libreria che ne mette a disposizione tantissimi, eh, questa per esempio, vediamo se riesco a scrollare, sì, eh, parte da, ad esempio, la visibilità dei metodi, è una roba abbastanza importante che va testata, eh, la, mh, le funzioni sui, sui, sugli array, eh, le, le, le operazioni aritmetiche che ovviamente è l'esempio che abbiamo portato. no? Ci cioè sono tantissimi qui, se lavorate in un contesto eh, di pagamenti online, di eh, soldi, fondamentalmente, il rounding è importante, quindi, insomma, anche su questo eh, vi mette a disposizione diversi mutanti, eccetera. Ce ne sono tantissimi, descritti con eh, tutti quanti con un esempio e un nome, perché possiamo, ad esempio, evitare di eh, far girare alcuni di questi mutanti o eh, farne girare solo alcuni sulla nostra codebase, se preferiamo, quindi importante anche la possibilità di configurarlo. I pro, eh, come vi dicevo, è molto semplice, si installa eh, con Composer sia a livello di progetto, se volete, o anche globale, molto comodo per farlo girare solo quando vi serve. Eh, può eh, tirarvi fuori dei bug critici prima ancora che arrivino in produzione, molto importante, come abbiamo visto. Se lavorate su un reattore nucleare soprattutto e in qualche modo, questo è un po' uno stretch però in qualche modo eh, migliora le vostre, eh, le vostre mh, skill nel senso di tester cioè vi fa eh, porre l'attenzione su alcuni casi di test che spesso vi dimenticate e che quindi magari dopo che fate un certo tipo di esperienza non dimenticherete mai più come test your boundaries per esempio i contro sono che ovviamente è lento, perché è più lento nei PHP Unity, PHP spec, e più sono lenti i vostri test in PHP Unity o spec, più lui è lento, perché ovviamente deve generare tutti i suoi mutanti e far girare i test per tutti quei mutanti, tutti quei mutanti quindi diventa un po' pesante. Um, non può mergiare tool differenti. Questo è un esempio in cui mi sono ritrovato uh, spesso in realtà Uh, un esempio è una codebase che aveva i test unitari, diciamo le, specific le, le specification fatte con, con PHP spec e uh, alcuni altri tipi di test, di livelli di test con PHP unit e lui non combinava i risultati dei due, quindi se un mutante veniva ucciso da PHP unit e non da PHP spec, eh, in realtà per lui era un mutante scappato, ma non lo è perché comunque un test fallisce, quindi però... Uh, e alcuni mutanti sono inevitabilmente non pericolosi, alcuni mutanti che lui crea e che sfuggono sono inevitabilmente pericolosi. Questo sta a, ovviamente a voi a capire quando un mutante non è pericoloso e quindi magari non va neanche testato. Uh, come utilizzarlo? Uh, lo potete utilizzare su tutta la vostra test suite per capire qual è il mutation score e avere un'idea molto migliore della code coverage uh, su quanto è efficace la vostra suite di test, ovviamente mettendo un minimo nella pipeline, quindi voi decidete che non volete mai andare sotto l'80% di mutation score e fate fallire la pipeline quando eh, eh, pushate delle cose che eh, lo fanno andare eh, al di sotto e quindi vuol dire scrivete dei test migliori per questa funzionalità, oppure per uno, uno scope molto più piccolo, quindi eh, ad esempio con questo esempio che è copia e incollato dalla eh, documentazione di... Infection, voi potete far girare infection su, solo sulle cose che avete modificato rispetto all'ultimo commit. Quindi molto comodo quando sviluppate una singola funzionalità eh, potete metterlo in un, insomma, in un make file, in un scorciatoia, quello che volete. E è molto, molto comodo perché è molto veloce e vi dà subito un feedback sui test che avete appena scritto e vi, e vi dice: Ok, guarda, devi testare anche questi casi qui perché è meglio eh, prima che li porti in produzione. Ok, Shercott è abbastanza contento degli strumenti e delle metriche che ha e dice, ok, uh, ora che famo? Eh, beh, non proprio così perché, insomma, eh, non, non è proprio l'accento eh, londinese. Eh, I tool non sono mai la risposta finale, eh, l'approccio lo è. Eh, quindi, eh, per, per capire quanto potete fidarvi della vostra suite di test, dovete... Eh, L'ideale è deployare frequentemente e eh, in piccoli chunk, in modo che eh, riducete il rischio del deploy e se succede qualcosa, succede qualcosa magari di più gestibile, eh, di circoscritto e potete andare a scrivere un test che copre quel bug, che copre quel problema. Ehm, quindi riducete il rischio, eh, riducete il rischio anche con il monitoring, quindi monitorate quello che, 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 che deployate, e, mh, di modo che magari... Il vostro monitoring possa trovare bug prima che li trovi l'utente. Prendete rischi, prendete rischi educati nel senso: ehm, non deployate, eh, appunto, non deployate cose enormi, deployate cose piccole eh, e anche se non vi fidate completamente della vostra eh, suite di test, deployate, buttatelo lì, eh, raccogliete feedback col vostro monitoring e eh, se qualcosa va storto eh, pensatelo come una buona occasione per migliorare. La suite di test che vuol dire imparate dai vostri fallimenti, quindi scrivete un test ogni volta che c'è un bug, non fate mai andare via o non, non correggete mai un bug se non avete scritto un test che lo riproduce. Questo è molto importante. Uh, adesso, insomma, è mezz'ora, o quasi, sì, no, mezz'ora, che parlo di, di test. Uh, e non è la prima volta che lo faccio, è un, un argomento che ricorre in tutte le, eh, in tutte le conferenze tecniche, no? Perché è importante aver cura dei test automatici? O oh, delle idee ce l'ho, però mi piacerebbe sentire la vostra opinione, quindi altro momento di interazione. Eh, e stessa cosa, insomma, potete andare su menti.com e eh, scrivere questo, questo codice oppure eh, scandire questo QR e potete inserire una parola, due, tre più linee, potete eh, insomma eh, condividere quello che volete nel senso cos'è importante per voi nei test? Perché eh, noi scriviamo test e ce ne prendiamo cura? Eh, ovviamente non scrivete cose brutte perché appariranno qui, quindi eh, insomma rimaniamo sempre nel... scatenatevi ma rimaniamo sempre nel, eh, nell'idea del code of conduct. E, eh, insomma, esprimete qual è la, 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 la vostra idea di importanza per quanto riguarda i test. Vedo aggiornamenti, quindi non so se sta funzionando. Vediamo un po'. Inserisco le mie nel frattempo. Ah, ok, qualcosa arriva. Ok. Refactoring, refactoring più tranquilli, eh, questo immagino sia stato un problema del limite, però sì, less bugs, lavorare sereni, mi piace, mi piace, sicurezza, eh, dormire più tranquilli, questo è molto molto importante, molto più importante della, eh, di quello che noi pensiamo, insomma, eh, testare i casi limite, refactoring è una roba che ricorre molto ed è forse la cosa più importante. Bene, perché ci sono molti spunti, eh, affidabilità ovviamente, evitare regressioni, insomma, eh, anche lavorare sereni, dormire sonni tranquilli, è eh, eh, una cosa che ricorre molto, quindi interessante, voi continuate, continuate a, a scrivere, poi magari condividerò i risultati di, di, di questo, vi condivido i miei, quali sono, eh, riduce il costo del cambiamento, che significa che andare in produzione con una nuova funzionalità è molto più veloce se ho i test che mi evitano le regressioni e problemi. Questo vuol dire che è, è, migliora la mia agilità, cioè tra quando ho un'idea e tra quanto la metto in produzione passa meno tempo e quindi uno short feedback loop, cioè i test sono la prima cosa che mi dice se qua c'è qualcosa di sbagliato nel mio software, la seconda magari è il monitoring, la terza è l'utente, no? E grazie. Quindi, eh, insomma, continuate a scrivere i vostri feedback, chiedetemi, eh, parliamo di test eh, nella, nella, in chat e nel, nei break, eh, io ho finito, e contattatemi se volete su Twitter o ovunque, eh, giocate con il Playground che ho messo a disposizione, e niente, <ride> grazie. Grazie, grazie Antonello. No, molto, molto interessante. Io sono uno di quelli che ha votato eh, Li conosco, ma non li uso. Mm -hmm. <ride> eh, okay. Beh, ero mi... anch'io in, in quel range fino a pochi mi... mesi fa. Mi riprometto, mi riprometto, visto che mi hai molto interessato, e, mh, anche l'approccio è stato molto chiaro e ben delineato. Quindi mi sa che un tentativo lo farò eh, e penso che sia una bella maniera di, di mettersi alla prova. Ti riporto una, una domanda, una domanda dal pubblico, e intanto, mm -hmm. sempre tornando a un po' alla domanda che era stata fatta prima sulle prestazioni, mh, quanto è più lento l'infection rispetto a PHP Unit? Eh, allora, non ho dei, dei numeri precisi, però eh, considerate che è, come dire, è <ride> più lento di PHP, dei vostri test in PHP Unit, ad esempio, quindi... Se, se la vostra suite di test è già lenta, infection sarà praticamente ingestibile eh, purtroppo eh, se lo fate girare su tutta la suite di test. Se invece lo fate su un, uno scopo molto ridotto, la differenza quasi non si vede. Comunque, se i vostri test della vostra funzionalità girano in pochi secondi, infection gira in pochi secondi più pochi altri secondi. insomma. Sì, sì, quindi il overhead è, 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 diciamo che il che ti dà è più importante, eh, scusami, è meno importante del, del, dell'utilità, poi che ne ha no? esatto, esatto, c'è eh, sì, sì. un costo, sicuramente, però poi rispetto a tutto quello che puoi anche tu stesso imparare, come tu hai fatto vedere prima, è importante insomma, no? sì, esatto. esatto. Un'altra domanda che ci arriva è: mh, ha sempre senso mettere tutto questo effort, diciamo, nella scrittura della, del codice e eh, eh, nella scrittura della manutenzione della script? Eh, sì è un po' quello che mi chiedevo poi alla, verso la fine del talk no? eh, sì eh, perché eh, citavo anche Kent Beck nella sua metodologia eh, TDD ma anche Extreme Programming loro partono dai test quindi io prima scrivo cosa descrivo il comportamento e poi scrivo la classe e secondo me va curato come il codice di produzione anche nel, nello stile, nella leggibilità in tutto quanto eh, per me vale, vale lo stesso come codice di produzione, anche se non va in produzione. Sì, sì, beh, sicuramente, perché poi sono tutte cose che non finiscono in mano ai clienti di solito, no? Sì, esatto. <ride> e quindi, è eh, quindi, eh, sì, eh, eh, tantissimo valore aggiunto. Mi ha fatto sì. un pochino sorridere, scusate, un altro piccolo aneddoto. Ehm, quello che dicevi prima, eh, quando tu prima hai fatto entrare, Sherlock Holmes e hai detto non ha questo accento. È stato, sono alla National Gallery di Londra e per la prima volta nei miei viaggetti incontro un vero inglese con il gilet, con la cravatta, un signore anche di una certa età tutto compito, cioè lo vedevi e parlava ovviamente un, un inglese meraviglioso. E l'unico che trovo, come me lo immagino io, perché in realtà ne ho contati tanti altri, però era quello che io nel mio immaginario avevo. Cercato di parlarmi in italiano. Ah, okay. <ride> con l'accento eh, inglese, sì, con l'accento inglese perché poi mi ha chiesto da dove vengo. Lui era stato dalle mie parti, allora ho cominciato a parlare di Venezia e ah, okay. non mi va più. E, e Io cercavo di parlare in inglese, è stata una scena orribile. Almeno del <ride> Sembrava <sembravo> Renzi. Ecco. <ride> Allora, eh, mi pare che non ci siano, non ci siano altre domande eh, dal pubblico, eh, quindi io intanto ti ringrazio moltissimo. Ti, sicuramente sì. sarò uno tra quelli che probabilmente ti disturberà perché è molto <ride> più da... Volentieri, volentieri. Eh, bella anche l'idea, secondo me, di, di, se non, se non ti, ti vedo a mezzo busto, quindi la mia un'ipotesi, guarda qui, ti muovi l'hai fatto in piedi. Questa è una, bella, sì. è una bella idea, veramente una bella idea perché ti mantiene. Sì manteniamo più attivo più eh, da, da, mi sa che me la rigiocherò, Sì, eh, se <ride> la stanza permettendo allora eh, io okay. ti, eh, ti ringrazio ancora tantissimo invito tutti quanti a via, eh, ricontattarci c'è anche sono anche mm -hmm. le sessioni con, con gli speaker se volete eh, ci trovate nella chat di slack eh, e mi raccomando votate eh, il talk su joining ok e eh, io ti ringrazio ancora tantissimo per, per, per il talk e, e ti ringrazio subito da ora per i disturbi che ti, 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 ti porto no, grazie a grazie. voi per organizzare la conferenza così bella bellissimo grazie, grazie ancora buona giornata grazie, grazie. ciao, ciao. e aí